Robby, vabbè, buongiorno. Con chi giocheremo quest'altro anno? Intendo con quali giocatori in campo, con quale allenatore in panchina e per quali competizioni europee soprattutto giocheremo. Perché questi poi sono dei dubbi che ogni tanto vengono, eh? Perché è vero che in questo momento storico ci stiamo un po' dimenticando di parlare di campo, di parlare del calcio, perché purtroppo hanno deciso che si debba parlare di altro, ma c'è anche il campo. E io me lo chiedo, con chi giocheremo quest'altro anno e dove? Sul dove, chiaramente, bisogna aspettare gli esiti delle situazioni extracampo. E peraltro, ve lo dico già, cari amici Gobbi, ve lo dico già, ieri sono scaduti i termini richiesti della proroga di Kinè per la sua seconda indagine, quella sulla parte stipendi, quindi aspettiamoci nel giro di breve i capi d'accusa di Kinè, quindi ci sarà la solita tiritera sui giornali, ci saranno i soliti malati mentali che diranno le solite cose, avete visto, perché non hanno ancora capito che un pubblico ministero che fa un'accusa non vuol dire che tu sei colpevole, ancor più se parliamo di giustizia sportiva, quindi vuol dire un'accusa basata su, secondo me, informazioni parziali, all'interno di un contesto dove la difesa non può entrare nel merito delle cose, insomma, cose che ho già detto. E quindi prepariamoci che arriverà anche questo e torneranno, la Juve ruba, avete visto, avete fatto cosa abbiamo fatto? Cosa cazzo abbiamo fatto? Non lo so cosa abbiamo fatto, bisognerà verificare. Comunque non stiamo parlando di valigette date ad arbitri, non stiamo parlando di passaporti falsi fatti ai giocatori per non farli ritenere giocatori extraeuropei, stiamo parlando di una situazione contabile che ha visto la Juve pagare degli stipendi e inserirli a livello punto contabile nel bilancio dell'anno successivo. Si può fare, non si può fare, non lo so, dovranno stabilirlo, ma stiamo parlando di questo. Dicevo, il futuro. Ci sono alcune novità, perché mi risulta che la Juventus abbia messo sul piatto una proposta di rinnovo anche per quest'altro anno per Di Maria, che secondo me a certe cifre ci sta. Se si esagera con le cifre non ci sta più, al di là del fatto che ritenga Di Maria un fuoriclasse totale, però entro certe cifre secondo me ci può stare, oltre no. Io non so di che cifre si parli ancora, poi appena ci saranno novità ne parleremo. E è chiaro che la presenza di Di Maria secondo me è sicuramente vincolata alle coppe europee. Dovesse non esserci la partecipazione alle coppe europee per quest'altro anno, non credo che Di Maria rimarrebbe, però questo è un elemento di valutazione. Ci sono degli altri elementi molto interessanti secondo me, perché nel momento in cui dovessero anche esserci delle problematiche che non ti permettono di fare mercato, e in questo momento ci sono, perché tu non riesci a farlo nemmeno per i rinnovi, perché non sai su cosa ti puoi basare anche da un punto di vista economico. Puoi basarti o non puoi basarti sulle entrate delle coppe europee, eventualmente la Champions League, non lo sai. Ci saranno delle multe, si parla di possibili multe anche che valgono 2-3 volte ogni singolo aspetto della manovra stipendi, cioè ad esempio la famosa carta Ronaldo, si parla di 19 milioni. La peggior sanzione penso che sia 19 milioni per 3, quindi solo lì sono 60 milioni. Quindi sono tutti aspetti questi che non ti permettono di pianificare, no? Non ti permettono di pianificare, e anche questa è una roba che grida vendetta. Però, visto che non ti permettono di pianificare, è difficile fare mercato. Però la Juventus ha un vantaggio che le altre non hanno. Ha dei giocatori di proprietà in giro che secondo me sono estremamente validi. Rovella, ad esempio, la famosa plusvalenza Rovella, sti cazzi, Rovella è un signor giocatore, Ranocchia,
al Monza sempre, è un ottimo giocatore. I giovani che conosciamo già, che fanno parte già della Juventus, a cui io aggiungo Huijsen, che è questo centrale difensivo dell'under, non della next gen, dell'under, ma che è stato aggregato alla next gen perché è fortissimo. Yıldız, si parla di Frattesi, bene, perché Frattesi secondo me è un ottimo giocatore, italiano anche lui. E poi non lo so, e poi ci sono delle situazioni in ballo, perché c'è, se non erro, la situazione Kulusevski, la situazione Zaccaria e la situazione Arthur. Kulusevski, che credo che se il Tottenham non va in Champions non si verifica una delle clausole previste per l'acquisto definitivo del Tottenham. A me Kulusevski piace, tra l'altro, per cui tornasse, tra l'altro va via anche Cuadrado, insomma, esterni secondo me ce n'è bisogno. Zaccaria non mi dispiace, ma a metà campo secondo me non abbiamo problemi, quindi quello si può anche piazzare. Arthur, io l'ho sempre detto, per me non è il giocatore che abbiamo visto, per me è più forte. Adesso a Liverpool è stato anche sfortunato perché si è fatto male. Per me è un bel giocatore, però non credo abbia spazio nella Juve. E si parla di Scamacca, a me non ha mai entusiasmato, però ha delle qualità sicuramente, bisogna vederlo nel contesto Juve, ed è italiano. E ripeto sta cosa degli italiani perché io sono molto contento se nella Juve di quest'altro anno troveranno spazio appunto Miretti, Fagioli, Rovella, Frattesi, se ci sarà anche Scamacca, perché prima o poi questo carrozzone FIGC crollerà, e quando avrò di nuovo il gusto di seguire la nazionale italiana, perché non più marcata da questo carrozzone FIGC, io sarò ben contento che la Juventus possa essere ossatura principale della nazionale, come è sempre stato nella storia del calcio. E per farlo deve avere dei giocatori italiani, bravi giocatori italiani, per cui io sono contento di questa cosa. Vediamo, quindi, nel senso che è vero, tu non puoi pianificare tanto, però hai già delle situazioni che ti sei costruito con le capacità degli anni passati, perché se la Juventus ha questi giocatori nelle proprie giovanili o in giro, in prestito, è perché è stata brava a trovare questi giocatori, alla faccia di quelli che parlano e parlano, e quindi su questi già puoi fare affidamento. E è un bel punto di partenza, sia da un punto di vista economico, perché ti permette di non doverti svenare, sia da un punto di vista tecnico. E a proposito di tecnico, io dico purtroppo, perché lo sapete che a me non piace la filosofia di calcio di Allegri, però credo che Allegri rimarrà, perché il rinnovo di Alessandro, spingere tanto su Di Maria, non lo so, si è comportato in un modo, la società si sta comportando in un modo che mi fa pensare che Allegri rimarrà. Poi nel calcio non si sa mai, perché dipenderà anche molto dai risultati nonostante l'annata. Ieri si è parlato di qualche nome, cioè se, visto che comunque c'è un contratto, se dovesse la Juve con Allegri decidere di separarsi e trovare una risoluzione consensuale, si parla di, ieri sono saltati fuori questi nomi: Tudor, a me piace Tudor, mi piace perché ha una filosofia di calcio che mi piace molto, è un po' una scommessa, però se mettiamo un allenatore di questo tipo con questa squadra giovane con voglia di ritagliarsi uno spazio e diventare i nuovi pilastri della Juve, di una Juve che è ferita e che quindi non può permettersi certi tipi di giocatori, e puoi diventare tu, che magari non eri valutato in prima fila in passato, puoi diventare un nuovo pilastro, successo con Marchisio ad esempio, e quindi questo allenatore, uno come Tudor, non è male. Si parla ancora di De Zerbi, è il mio preferito, e poi si parla anche di Pirlo, che a me non dispiaceva, a suo tempo io gli avrei dato anche ancora spazio un altro anno, perché aveva bisogno di un altro anno. Vediamo, nei prossimi giorni parliamo anche di queste cose. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e come sempre, fino alla fine.